Tenendo pigiato il tasto del menu interno, dove possiamo trovare la scelta della lingua, italiano o la lingua che preferiamo, cambiandola con le due, con i due tasti, dando l'ok. Abbiamo poi, nuovamente pigiando il menu, abbiamo la scelta della temperatura del frigo, che va dai 2 ai 10 gradi, e dopodiché con l'ok gli diamo l'impostazione. Pigiando ancora andiamo ad attivare i volumi della tastiera alti o bassi, lo standby della tastiera che possiamo sceglierlo, il funzionamento se con il serbatoio come l'abbiamo inizializzato adesso la macchina o con la rete idrica, l'aldosatura dei tre pulsanti, fredda naturale, naturale temperatura ambiente e fredda frizzante, la sanificazione qualora dovremmo cambiare il filtro, l'erogazione con o senza raccoglicocce, la pompa attiva oppure no, il funzionamento con il filtro che ovviamente lo metteremo sempre, l'impostazione di fabbrica qualora dovremo ritornare alle impostazioni di base, e di seguito troveremo tutte le matricole per la nostra macchina. Il rumore che sentiamo adesso è il rumore del motore che inizialmente si sta caricando, avendola attivata adesso. Una volta arrivata a temperatura, il rumore del frigorifero non lo sentiremo più. Questo è il kit che forniamo per l'allaccio alla rete idrica, questo è il tubo e questi sono i gelli che andranno attaccati sia alla macchina che all'impianto della rete idrica della propria casa.